Ora il volley ovviamente con Calzedonia che dopo aver praticamente completato l'organico della squadra ha completato anche lo staff tecnico a disposizione di coach Gerbic. Dopo la scelta del vice Giancarlo D'Amico, la società ha scelto anche il nuovo preparatore atletico. La Calzedonia ha ufficializzato il proprio nuovo preparatore atletico. Si tratta di Flavio Di Giorgio, giovane professionista, classe 90, nato a Roma e con un curriculum di tutto rispetto. È un'esperienza per la quale non vedo l'ora di iniziare, sono molto onorato di poter far parte di una società di questo calibro per quanto riguarda il campionato della pallavolo a livello italiano e non vedo l'ora proprio perché è una nuova sfida per me, vengo da realtà completamente diverse, quindi non vedo l'ora di iniziare la stagione nel meglio dei modi. Un giovane di talento nel proprio settore, nel curriculum di Di Giorgio, laureatosi alla Swansea University in Galles, tanti tirocini in giro per il mondo e le collaborazioni più disparate, dalla nazionale USA di atletica leggera fino alla principale squadra svizzera di hockey, i Lions di Zurigo. Estrazioni diverse rispetto a quella della pallavolo, sport con cui Di Giorgio non vede comunque l'ora di cimentarsi. Vengo da sport dove prevale la corsa, in cui invece prevale il salto. Diciamo che è un po' il mio pane e acqua questo, no? Quello di poter sviluppare forza e esclusività per atleti di questo calibro. Il mondo dei super professionisti del volley non dovrebbe spaventare il neo preparatore atletico della Calzedonia, abituato a lavorare con giovani talenti di calibro assoluto. Ho avuto la fortuna quest'anno di poter collaborare come preparatore della forza per Filippo Tortu, vicecampione mondiale sui 100 metri, 18 anni, e anche un altro atleta al momento, Vladimir Aceti, che saluto, è a Lille per gli europei con la nazionale, e lui è adesso primato europeo sui 400 metri per quanto riguarda la sua categoria. La Calzedonia ha scelto uno dei migliori professionisti della nuova generazione, idee innovative al servizio del gruppo di Nicola Gerbic. Anche i tifosi possono stare tranquilli. Un saluto ai tifosi e vi prometto che farò di tutto per migliorare la performance fisica dei vostri giocatori.